Il Connected Drive ha raggiunto la seconda generazione a cavallo di quest'estate. Il nuovo sistema prevede che ogni vettura abbia montato a bordo dell'auto una scheda telefonica adatta ai servizi dell'auto. Quindi non parliamo di un numero telefonico dell'auto per la comunicazione privata, ma parliamo di una scheda dedicata ai servizi di intrattenimento a bordo. Questo permette, a seconda di quello che posso caricare a bordo dell'auto, avere o sistemi office, quindi vedere mail a bordo, vedere la propria rubrica o la propria agenda, posso avere anche invece dei sistemi di maggiore intrattenimento, quindi posso avere accesso a banche dati musicali con milioni di brani musicali che posso ascoltare online o scaricare a bordo dell'auto. Tutto questo grazie a una connessione dell'auto a internet praticamente, e tra l'altro posso utilizzare una navigazione tradizionale internet direttamente a bordo dell'auto, quindi la mia auto diventa praticamente un computer in cui mi posso sedere a bordo e posso tranquillamente navigare a bordo dell'auto. Tra l'altro questo è supportato anche dal nuovo controller che acquisisce una superficie touch, quindi diventa un pad tendenzialmente, che mi permette sia di muovere il cursore all'interno delle pagine internet che digitare le lettere semplicemente disegnandole sulla superficie del pad.